Ragazze, in questo video voglio mostrarvi tutti gli ultimi acquisti che ho fatto nell'arco di un mese e mezzo per quanto riguarda articoli per la casa. Ho acquistato sia degli articoli per la casa da Maurice, sia degli articoli nei supermercati, dal Conad, sia alcune cose alla Rinascente ve li volevo mostrare. Come sempre trovate l'elenco dei prodotti giù nell'info box, anche perché comunque essendo dei prodotti che ho acquistato non tutti insieme e dilazionati nel tempo, non mi ricordo adesso i prezzi, però comunque vi lascio giù almeno delle cose che riesco a ritrovare i prezzi. Ho acquistato anche una candela che però non è delle Yankee Candle che vi volevo mostrare. Adesso man mano vi mostro tutto. E niente, iniziamo! Come sapete io faccio la spesa settimanalmente al Conad, di solito il venerdì sera, e ho visto che, o meglio, varie volte è successo che al Conad ci siano degli stand dove ci sono tutti i prodotti a 1 euro, 2 euro, 2,50 euro, che sono sia degli articoli per la casa, delle scatole in plastica o degli articoli che si possono utilizzare in cucina, e quindi ne ho approfittato e li ho presi, dato che costano 1 euro, 1,50 euro. Adesso ve li mostro, e comunque questi sicuramente li utilizzerò tutti per quanto riguarda la postazione make up. Ho preso questo, che praticamente è un porta qualsiasi cosa voi volete metterci all'interno, può essere anche un portapenne, è davvero molto carino, è di questo rosso un po' aragosta, è lucido e in plastica. È abbastanza capiente, è comodo anche da prendere perché qua ci sono comunque buchini per poterlo prendere. Ho notato che ci sono tantissimi prodotti di questa colorazione e fatti così, e ho visto che ci sono anche da altre parti, non sono al Conad. Dello stesso tipo quindi ho preso anche quello più grande, in realtà ce n'era uno ancora più grande che però non ho preso perché mi sembrava un po' troppo scomodo. Praticamente la scatola è uguale a quella precedente, solo che è leggermente più grande. Non vi so dire quanto siano grandi perché non ci sono le misure, comunque questo è quello medio mentre l'altro era quello piccolo e poi c'è quello grande, quindi sono comunque abbastanza grandi, si nota già rispetto alla mia faccia, comunque sono molto comodi, ne ho anche altri di altri colori, li utilizzo tantissimo. E dello stesso tipo ho preso anche questo è molto comodo secondo me se volete mettere magari di sopra i prodotti che utilizzate giornalmente o se volete mettere anche i profumini. Io questo adesso non so bene ancora come utilizzarlo, però è molto comodo. Ne ho anche un altro molto più grande che di solito è anche più basso all'altro. Lo utilizzo per gli sconti che magari trovo nei vari negozi che scadono durante il mese, o le cartoline che mi arrivano magari da Yves Rocher. Questo è leggermente più piccolo, adesso vedrò che cosa farne. E sempre al Conad ho preso anche questi due contenitori, anche questi sono molto grandi. Questi possono essere utilizzati secondo me anche in cucina, oppure può essere utilizzato anche, non lo so, un po' come portale, non lo so, documenti e cose di questo viola fucsia, è molto molto grande anche questo costava intorno ai 2 euro. Comunque io li acquisto molto spesso questi perché secondo me sono molto utili per tutta la casa. E poi ne ho preso un altro che invece è fatto così, è un po' più basso, anche questo secondo me può essere utilizzato come portadocumenti. Questo è più grande dell'altro, non lo so, io mi trovo molto bene a acquistare queste cose comunque così da al Conad perché sono abbastanza resistenti, pur essendo comunque plastica non troppo grossa, e mi risultano utili sia per dividere il make up ma anche per dividere anche altri oggetti, anche la parte della cartoleria che ho qui nella stanza, anche se non sono diciamo fissata tra virgolette con le cose da cartoleria, però lo utilizzo molto spesso anche per dividere documenti. Poi da Allen & Dale ho acquistato un bicchiere. Allen & Dale è un negozio che vende di solito comunque vestiti, però c'è tutta un'area dove ci sono cose per la casa, bicchieri, anche saliere, tantissimi prodotti davvero carini perché sono tutti disegnati. Vendono anche cuscini, vi ho mostrato anche un cuscino gigante di un unicorno, che in realtà era un fermaporta che utilizzo come pupazzo perché è a forma di unicorno. Ho preso anche delle candeline con l'unicorno disegnato. E il mio ragazzo mi ha acquistato questo, che è praticamente uno di quei classici bicchieri. Ha comunque la cannuccia di questo viola fucsia, e di quelli che comunque si aprono è abbastanza easy. Ho visto che comunque è grosso come se fosse doppio, non è in vetro ma in plastica. E questo costa ben 9,99 euro. Al Maurice ho preso altre tre scatole, una molto piccola che è questa fatta così. Questa sicuramente la conoscerete perché viene venduta sia al Maurice che da Risparmio Casa, ma anche dei cinesi. È una classica scatola sempre in plastica, però tutta bucherellata, quindi se la mettete comunque
non in un cassetto può entrarci la polvere. Entra sicuramente anche negli altri, però questo secondo me fa sì che la polvere entri molto più facilmente, anche se è troppo carino il fatto che fosse così bucherellata. E dello stesso tipo ho preso anche questa, che è praticamente la stessa scatola, solo che leggermente più grande. Queste sicuramente le utilizzerò comunque per il make up, perché sono facili da utilizzare, mi aiutano tantissimo nella separazione comunque delle palette o degli altri prodotti, in base anche al colore. E poi un'altra scatola che ho preso, che è un po' più particolare, è questa qui, fatta così in questo beige, c'era anche marrone e nero. Sembra quasi una cassetta, non lo so, di quelle che ci sono dove c'è la frutta, solo che è in plastica questa, ed è della marca Ama, prodotto in Italia. Nel disegno vedete che questo è utilizzato sia in cucina sia per mettere le lavette in bagno, ma anche per altri prodotti. Comunque secondo me è davvero carino, anche se mi sono accorta che non è proprio perfetto, perché qui non chiude molto bene, però alla fine anche questo l'ho pagato intorno a 1,50 euro, quindi non spendo tantissimo per questi prodotti, sapendo che comunque li utilizzerò tantissimo e potrebbero anche spaccarsi. Però mi sono sempre trovata bene, non mi è mai capitato che si rompesse nessuna di queste scatole, questa dal Maurice o al Conad, che utilizzo proprio per il make up. Poi ho acquistato per mia madre questa borraccia, che ho preso comunque dalla Rinascente un giorno che c'era, se non sbaglio, il 20 o 30% sulle cose da casa. È della marca Miss Etoile Enjoy, e io l'ho preso perché lei di solito utilizza una bottiglia di plastica. Per non utilizzare la bottiglia, gli ho preso questa qui, che è molto carina perché è tutta così, diciamo, con tutti i pois, tutti colorati in rosa, nero, bianco, fucsia. Comunque si apre, non lo so, è davvero carina. Gliel'ho presa perché lei vuole vedere comunque quanta acqua beve. E sempre alla Rinascente ho preso altri prodotti, che in realtà non ho acquistati io, me li hanno acquistati mio padre e mio padrino. Una è questa tazza qui, che è una classica tazza bianca con scritto S di Silvia. Io mi chiamo Silvia per chi non lo sapesse. È della marca Mini Lookbook Design Letters, ci sono praticamente con tantissime lettere. Questa costava 15,50 euro a prezzo intero, però c'era, come vi ho detto, il 20-30%. Non lo so, è davvero carino, molto easy, sicuramente lo utilizzerò nella postazione make up per mettere i pennelli anziché come vera e propria tazza. E poi mi hanno preso questo, che praticamente è un piattino della marca Zack Design, che può essere utilizzato anche per il cibo. Questa costa 5,90 euro, è davvero carino perché è tutto rosso con tutti questi pois. Sapete che il rosso è il mio colore preferito. Io questo non lo utilizzerò comunque in cucina, ma lo utilizzerò in camera mia per mettere magari gli smalti, i rossetti che sto cercando di smaltire, averli proprio a vista, in modo tale che li utilizzo sempre. Però era più che altro era perché era troppo carino per non prenderlo, che me lo sono fatta prendere. In realtà non è che mi servisse. E poi sempre alla Rinascente mi hanno regalato questo, che praticamente è un piattino davvero molto carino, c'erano con tantissime scritte. Questo costa 5,50 ed è della stessa marca della borraccia Miss Etoile, e c'è scritto Magic is something you make. Davvero carino, anche questo lo metterò, diciamo, come esposizione qui nella stanza, ma non lo utilizzerò come vero e proprio piattino. Può essere utilizzato anche per mettere la bustina del tè oppure il limone quando si beve il tè al mattino. E mio padrino inoltre mi ha comprato questa, che praticamente è una lettera che si illumina, c'è la S, è della marca Starlight. Questa, se non sbaglio, costava 20 euro a prezzo intero, sì, 19,90. Comunque ci sono tantissime lettere, ne trovate anche colorate di rosso. Inizialmente lo volevo rosso, però non era disponibile la S, e considerate che comunque per di più la S bianca risalta tantissimo, diciamo, nella stanza, perché comunque la stanza bianca e rosa. Sicuramente cambierò le luci, le metterò di altre colorazioni per staccare leggermente, se no bianco su bianco nel muro non mi piace tantissimo. Una cosa che non vi ho mostrato del Maurice è questo piattino qui, anche questo lo utilizzerò per qualcosa qui nella stanza, magari per i profumini, però quelli piccolini. Comunque un classico piattino, un vassoietto davvero molto molto piccolo, è in latta, è praticamente questo della marca Star Spa. Era carino perché, non lo so, mi dava l'impressione di un qualcosa di inglese, non lo so, davvero carino, magari anche per la colazione, anche se io comunque anche questo lo utilizzerò nella stanza. Invece il sapone profumi, che è una catena che c'è qui in Sardegna, spendendo almeno 15 euro di tutto quello che volevate, sia di articoli per la casa, sia detersivi, sia prodotti beauty, sia make up, io ho acquistato praticamente tutto make up, mi hanno regalato questi, che sono 6 bicchieri fatti così, non so se li vedete, un po' particolari, sono della marca Bormioli Rocco. Praticamente all'interno ci sono 24 centilitri, ce ne stanno, sono 6 bicchieri. Diciamo, il tipo è questo qui, che si chiama Kaleido.
E praticamente questi sono, li ho pagati se non sbaglio 1 euro, bisognava aggiungere 1 euro, però era molto comodo perché con 1 euro ho preso comunque 6 bicchieri. Sicuramente adesso li porterò giù in cantina, perché dovete sapere che io vendo ancora con i miei. Giù in cantina ho tutta la sezione mia, con tutto il corredo che sto mettendo da parte per poi utilizzarlo a casa mia. Sicuramente questo verrà messo in quell'area. E l'ultimo prodotto che vi mostro è questa candelina di cui vi ho parlato prima, della marca Earth & Dom, che è la marca che mi sta piacendo più per quanto riguarda le candele rispetto alle Yankee Candle. Questa è la profumazione Piume d'Angelo, che è davvero molto molto dolce, che si è anche abbastanza fresca secondo me. Mi sto trovando meglio con queste candele perché secondo me durano di più e la profumazione è molto più forte rispetto alle Yankee Candle, quindi le sto prendendo. Costano comunque 2,25 euro, quindi come quelle delle Yankee Candle, solo che le acquisto nella profumeria dove acquisto sia Nabla che Neve Cosmetics. So che questo è un inch migliore rispetto alle Yankee Candle, quindi sto acquistando praticamente solo queste, anche se ho tantissime Yankee Candle ancora da smaltire e attualmente non sto comunque accendendo candele perché c'è troppo caldo. E niente, fatemi sapere cosa pensate di tutti questi acquisti che ho fatto per la casa, se avete acquistato qualcosa in comune con me, se avete qualcosa da consigliarmi, scrivetemelo giù. Se vi è piaciuto, mettete mi piace e a presto, ciao!